Ciao amici Aspaglias, io sono Marco e andando contro ogni DPCM, ogni qualsiasi cosa, mi trovo qui. Questo è l'ingresso vecchio del settore ospiti. Qui c'è la curva, proprio quello spicchio di curva ospiti qui sopra, perché la nostra top 5 di oggi è dedicata ai giocatori più scarsi che abbiamo visto qui al Tartini appartenenti. In questo caso il Milan, che affronteremo sabato. Vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale, di mettere like, commenti, di condividere con i vostri amici su WhatsApp dove volete. Allora, partiamo dal numero 5. Il mio numero 5 di ex giocatori del Milan che hanno giocato qui al Tardini non parte da Parma, ma parte da Vienna. Era il 24 di maggio del 1995, era il Milan che finiva questo suo percorso. L'anno prima aveva vinto la Coppa dei Campioni contro il Barcellona di Johan Cruyff, 4-0, una partita incredibile per i rossoneri, e si trovava davanti ancora qualcosa di olandese perché giocava contro l'Ajax di Van Gaal, un Ajax rivoluzionario ma soprattutto giovane, perché aveva una squadra rivelazione e questo dimostra anche quanto era forte il settore giovanile, che lo è sempre stato, dell'Ajax. Infatti in porta c'era Van der Sar, che poi passò alla Juventus qualche anno dopo. In difesa nel 3-1-2-3 di stile olandese, anche con un trequartista poi, c'era Blind, classe 60, era il vecchio della squadra, il capitano, alla sua destra Ratzinger, 20 anni, che poi passò anche lui al Milan, e alla sua sinistra giocava Ronald De Boer, quello che poi diventò l'allenatore dell'Inter, no, anzi Frank De Boer, il fratello Roland era alla punta, davanti alla difesa il grande ex di quella squadra che era Frankie Rijkaard. Con lui a centrocampo due ragazzi niente male, perché avevamo il mastino Davids e soprattutto Clarence Seedorf. Davanti a loro, oltre a Ronald De Boer, c'era il finlandese Jari Litmanen, a sinistra Mark Overmars e a destra, ricordando il mondiale del 94, Fini di Georges, che è stato protagonista in quell'ottavo di finale con la Nigeria, a USA 94, risolto da Roberto Baggio. Era un Milan che si avviava alla fine di un ciclo, quello allenato da Fabio Capello, e quella sera perse 1-0 all'84esimo perché dalla panchina venne in campo un giovane, un giocatore olandese, originario del Suriname, anche lui, come altri giocatori della squadra, Patrick Kluivert. E qui torniamo invece allo Stadio Tardini, a questa curva ospiti. Infatti, in una semifinale purtroppo per noi difficile del 12 marzo del 1998, il Parma, dopo lo 0-0 dell'andata, si trovò davanti ancora il Milan. E quella partita finì 2-2, quindi purtroppo noi siamo stati eliminati. Però era un Parma, un grande Parma. Gol di Kluivert al 45esimo del primo tempo. Poi nel secondo tempo il Parma si porta sul 2-1 con Chiesa e il mitico Mario Stanic. E purtroppo poi al 94esimo, una mischia in aria la risolve ancora Kluivert per il 2-2 finale, che consegna la finale della Coppa ai rossoneri. La cosa purtroppo triste per noi è che in 2 anni Pat Kluivert, giocando 39 partite, fece 8 gol, di cui 2 contro il Parma. E io credo che Patrick Kluivert, per quanto riguarda gli attaccanti del Milan, sia veramente sul podio dei più balordi giocatori attaccanti che abbiamo visto qui al Tardini.
Sempre da qui, da sotto la curva del Tardini, la curva sud, con una vista adesso sotto i distinti, vi parlo in questo top 5 dei giocatori più scarsi del Milan, visti il Tardini, di un altro giocatore che apparteneva più o meno dello stesso anno del precedente, di Patrick Kluivert. Il Milan stava cambiando. Nel 97 Franco Baresi dall'Addio al Calcio, il grande capitano del Milan dei tanti successi. La fascia passa a Paolo Maldini e di quella squadra che vedeva Arrigo Sacchi in panchina, la squadra degli immortali. Rimanevano solo Maldini e Costa Curta. Quindi Gagliani e Capello avevano deciso di fare un rinnovamento molto forte, andando a prendere quelli che erano i più forti giocatori che c'erano in quel momento in Europa, giovani. E allora andarono a pescare quel Reitzinger che abbiamo detto prima, parlando di Ajax, insieme a lui Christian Bogard, li avrei messi sicuramente in questo top 5, ma purtroppo non hanno mai giocato allo stadio Tardini. Andarono a prendere Kluivert, andarono a prendere a sinistra, come vice Maldini, un altro giocatore, però tedesco, un giocatore molto forte fisicamente, con molta corsa, ex Bayern Monaco, se lo contendeva con la Juventus, il Milan, ma arrivò a Milano Christian Ziege. Christian Ziege è vero che aveva davanti un mostro sacro come Paolo Maldini, era partito benino, ma cosa succede? Che non si trova bene in Italia, non gioca bene, gioca con molta discontinuità. Infatti dopo tre anni va via, e l'ho messo in questa classifica perché oltre a essere un terzino balordo, un brocco, fu campione d'Italia però in quel 98-99-2000, ma non giocò lui sulla fascia sinistra del 3-4-3 di Zaccheroni, ma giocò Guglielmin Pietro. Cioè, Christian Ziege era la riserva di Guglielmin Pietro. È incredibile, cioè un giocatore che aveva così tanta prospettiva, titolare nazionale tedesca, era la riserva di Guglielmin Pietro. Giocò 39 gare, pochissime, fece un gol, un paio di gol. Comunque il mio numero 4 degli scarsi visti al Tardini è Christian Ziege, e vi dico anche quando ha giocato. Penso che abbia giocato, adesso se lo trovo perché c'ho i miei appunti. Ha giocato in un Parma-Milan 3-1, gol di Chiesa, Dino Baggio e ancora Chiesa, Ganz per i rossoneri, la 28esima giornata di campionato del 98. Non ci siamo persi niente, però abbiamo visto un gran Parma nel 98. Sempre da qui, sempre nell'ingresso degli ospiti, voglio parlarvi del podio. Andiamo sul podio adesso. E sul podio però non voglio parlarvi del giocatore, terzino sinistro ancora, come Christian Ziege, l'abbiamo detto prima, terzino sinistro all'occorrenza anche mediano, all'occorrenza centrocampista di sinistra, ala, cameriere, magazziniere, bellissimo ragazzo, eccetera, eccetera, eccetera. Però questa persona qui, questo giocatore qua, ha ricordato a tutti qualcuno. Ma chi è? L'abbiamo già visto. E infatti noi, che comunque abbiamo ormai 40 anni, negli anni 80, inizio anni 90, guardavamo una serie TV che si chiamava Alf, ok? Era una serie TV dell'NBC dell'86 e parlava di questo alieno che veniva dal paese, da un pianeta lontano che si chiamava Melmec. A Melmec cosa succedeva? Che l'erba era blu, il cielo era verde, il sole era color porpora. E quindi di chi stiamo parlando? Di Alf. Alf, ma non è l'Alf, è suo fratello di Alf, che ha giocato nel Milan. Alf, c'è scritto che viene dalla Guinea, non è vero, viene da Melmec, e si chiama Kevin Costant. Quindi Kevin Costant
Dant va sul podio come fratello di Alf, oltre che essere un giocatore scarso. Cominciano le posizioni caldissime. Il mio numero 2 è, non so, un giocatore, rimaniamo sempre sui terzini, perché il Milan non possiamo dire che abbia avuto dei brutti giocatori nella sua storia, anzi, per quello che ha vinto. È stato 3 stagioni del Milan. Ricordate quando vi parlavo di quel rinnovamento voluto da Galliani, da Capello, del Condor, che aveva perso un po' le ali il Condor in quegli anni. Probabilmente aveva finito la Pila Silvio, più facile. Nel 97 arriva anche questo giocatore che disputa 51 gare in 2 anni, poi ritorna anche. Probabilmente la moda di Milano aveva bisogno di una nuova immagine, aveva bisogno di uno shock, e probabilmente anche la Panini aveva bisogno di una figurina diversa, un ragazzo con i capelli biondi ossigenati. Guardate, io non saprei definire Ibubba come giocatore, per cui mi fermo e credo che sia incredibile che Ibubba abbia giocato in una squadra come il Milan in Serie A. Amici Asprillas, è giunto il momento di arrivare alla numero 1 e non a caso vedete un mezzo per raccogliere il rudo. Perché qua veramente siamo veramente nel rudo più rudo. Guardate, per parlare di questo giocatore, diciamo, facciamo una premessa. Il Milan quella volta si fece fregare assolutamente da Arrigo Sacchi, che in quel periodo allenava l'Atletico di Madrid e dalla cantera, anzi dal Siviglia, poi passando, insomma, questo giovane ragazzo giocò in Spagna 84 partite facendo 20 gol. Era una mezza punta, un esterno, e Sacchi lo trasformò in prima punta e effettivamente un qualche golletto in Spagna lo fece. Parliamo del campionato 99-2000, la 28esima giornata. La 28esima giornata, 1-0 per il Parma, qui è il Tardini, gol del grandissimo, immenso, mai glorificato abbastanza, Hernán Crespo. Questo ragazzo, José María Romero Pollón, era uno che se lo vedevi, capelli lunghi, fascia in testa, ti ricordava più l'estate, Formentera, il Pirata Basso, e proprio dovevamo pensare alla Spagna. E invece è venuto in Italia, ha giocato nel Milan 3 anni, ha fatto pochissimi gol, un bidone totale. Guardate, una cosa schifosa, uno scandalo di giocatore. Io voglio chiudere così, con lui. Voglio chiedere scusa a Ennio Tardini e al glorioso prato del nostro stadio, Asprillas, perché in quel prato qua dietro, purtroppo, è sceso in campo José Mari. E con questa, ragazzi, con questa tristezza, ricordandovi che purtroppo non giocherà sabato José Mari, ma giocherà Ibrahimovic, io vi saluto e vi ringrazio per averci visto oggi in queste top 5. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare le vostre top 5 di giocatori del Milan scarsi, di scrivere commenti, quello che volete, di mettere like su Facebook, su Instagram e su YouTube. E vi ringrazio e come sempre, comunque vada, forza Parma.